si è fatta finalmente chiarezza su quel caos che io chiamerei anche scandalo delle quote latte. Cioè, dopo 2 anni di lavoro il Movimento 5 Stelle, in particolare il senatore Gaetti, in qualità anche di vicepresidente della Commissione Antimafia, ha recuperato tutti i dati pubblici sul latte e sulle vacche in Italia e ha appurato gli anni relativi solo al 2014-2015 che il numero di vacche non è tale da aver sforato la quantità di latte prodotta, 109 milioni. Erano i quintali di latte che l'Unione Europea diceva l'Italia poter produrre, 110 i dati ufficiali in Italia. Ebbene, le vacche sono inferiori. Quindi le questioni sono due. O si è importato latte dall'estero, cioè venduto e spacciato come latte italiano, quindi commettendo un reato, una truffa, oppure quei 2040, oppure l'Italia non doveva pagare le sanzioni perché ha pagato solo nel 2014-2015 30 milioni di euro di sanzioni, li hanno pagate gli allevatori e queste sanzioni non dovevano essere pagate. Siccome noi non siamo la magistratura, ma guardiamo i dati, diciamo che l'Italia e i nostri allevatori non dovevano pagare le multe. Di questi allevatori migliaia hanno chiuso e qualcuno per la disperazione si è addirittura suicidato. Di questo chiediamo conto al ministro Martina, ministro delle politiche agricole, e a Zaia che nel 2008-2010 faceva il ministro dell'agricoltura e che non poteva non sapere già allora che sulle quote latte in Italia c'erano delle cose molto molto strane. L'allevamento e l'agricoltura in generale sono economicamente settori rilevantissimi in Lombardia e soprattutto a Cremona. In Lombardia e a Cremona soprattutto centinaia di imprese agricole e di allevatori hanno chiuso i battenti o sono oggi strozzati da 20 anni per mutui enormi che devono pagare perché o stanno pagando le multe da almeno 10 anni che non dovevano pagare, oppure stanno pagando le quote latte in più da chi invece, questo è l'altro scandalo, non aveva le mucche, ma aveva le quote cartacee delle quote latte, le ha vendute a chi aveva le mucche, che si è fatto il mutuo. Siamo allo scandalo, la cosa più scandalosa è che noi siamo riusciti a recuperare i dati, ma sono cose che vanno indietro anche di 20 anni, ma almeno 10 anni. Questo non poteva né il ministro Martina né Zaia poteva non sapere. A loro diciamo: che cosa avete fatto? Perché non siete intervenuti? Perché siete arrivati qui? Noi chiediamo che ci diano una risposta. Non possono non darci una risposta perché o sono completamente incapaci, che è possibile, gli esperti della politica, oppure sono collusi, sapevano che sulle quote latte c'era qualche cosa che non andava, eppure hanno tenuto tutto nascosto e hanno portato al fallimento di migliaia di imprese italiane e alla morte di alcuni imprenditori che si sono suicidati. Questo non chiediamo la dimissione del ministro Martina perché la legislatura è finita, ma chiediamo che chieda immediatamente scusa, chieda perdono per gli errori fatti, per quanto non ha fatto, lo deve fare anche Zaia, che non ha fatto nulla quando era ministro e si sapeva già, e devono restituire i soldi a quelle migliaia, forse anche di più, di imprenditori italiani che hanno pagato sulla propria pelle multe che non dovevano pagare.